Antonetti. Posso sempre buonasera. 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 Io non ho più la verve di una volta, ma comunque riesco a condurre degnamente un'imbarcazione difficile come quelle con le vene latine. Ho dei collaboratori giovani, anche degli esperti della Marina Militare, possiamo dire che sono molto volenterosi e precisi nel condurre le imbarcazioni, nell'eseguire degli ordini alla lettera. Questa è la cosa più importante. Che cosa c'è di vero in quello che avete paventato prima? C'è quello di lasciare di farla organizzare da un ente più grosso. C'è di vero che dopo 30 anni ci si stanca un po', ma non è il fatto di stancarsi, è che deve fare un salto di qualità tutta l'organizzazione. Facendo un salto di qualità probabilmente si potrà avere uno sviluppo ulteriore per le nuove generazioni. Ma sempre con l'occhio vigile di chi già sa. Sicuramente, con la soprintendenza, lo diciamo. Ma comunque devono lavorare i giovani, devono appassionarsi. Questo è quello che... Gli affidiamo un bel compito, un compito abbastanza pesante, no? Pesante perché il mare è pesante e perciò bisogna che si avvicinino tanti giovani in modo da sceglierne i più bravi e attenti a queste cose di lì. Grazie tante, grazie sempre a voi, per comandante. La vostra sensibilità. A domani. A domani.